di insieme, una vittoria di squadra, ha un sapore, un profumo diverso rispetto alle gare individuali. Questa è una staffetta, una prova che si costruisce col tempo, che non può essere frutto dell'improvvisazione del momento, e che anche andando a vedere quello che è successo nell'Italia della mista veloce negli ultimi anni trova una storia, una tradizione, inizia a avere perlomeno una storia, una tradizione, questo è molto, molto importante. Italiani che hanno riportato anche la staffetta mista a buon livello in Vascalunga e dei quali a questo punto ci attendiamo la piena maturazione, ovvero che possano diventare competitivi anche nella mista, così come era stato nel passato nella 4x2 in vasca da 50 metri, anche nella mista, chissà, magari già a Londra nel 2012. Italia davanti alla Russia e alla Germania, per cui il podio con le maggiori nazioni presenti, ognuna con le sue difficoltà del momento, ognuna con le sue caratteristiche, ma fatto sta che quanto visto oggi in acqua è indiscutibile. Gli azzurri sono stati di gran lunga i migliori rispetto agli avversari, hanno vinto nella compattezza, hanno vinto nell'azzardo di scegliere delle partenze veloci, hanno vinto soprattutto nella velocità sviluppata insieme. Allora, abbiamo avuto riscontri di un'ottima solidità azzurra, ripensiamo comunque a tutti coloro i quali hanno centrato finali che mai prima d'ora erano riusciti a conquistare, pur senza medaglia. Dal punto di vista dei podi, per ora, prima giornata è arrivata qualcosa in meno rispetto a Eindhoven, però direi che tutto sommato si può essere soddisfatti, e com'è, di questa prova dell'Italia a livello di solidità di squadra dopo le prime finali, e poi per questi acuti che ci hanno fatto chiudere in bellezza il primo pomeriggio di gare. La medaglia di bronzo di Marco Orsi nei 50 stile libero, Marco Orsi poi protagonista assoluto perché è andato a prendersi l'oro con i compagni della staffetta Facchinelli, Scozzoli di Tora. Intanto la regia indugia sulla Germania che ha chiuso sul terzo gradino del podio, Christian Diener, Erik Steinhagen, Stephen Daibler e Stefan Herbst per la medaglia di bronzo. Ci hanno salutato i ragazzi. Hai visto? Grandi. E qui la Russia con Vitaly Borisov, Sergei Gaibel, Yevgeny Korotishkin e Sergei Pesikov, che abbiamo trovato anche sul podio precedente, sempre su quel gradino. Beh, senza dubbio grandi sconfitti, anche se poco possono appellare alle proprie responsabilità e tanto onore devono rivolgere agli italiani. Ci sono state delle scelte anche all'origine di questa staffetta mista. Facchinelli, ad esempio, non ha nuotato il 100 delfino per concentrarsi esclusivamente sulla sua frazione del delfino, se vogliamo la più delicata, quella all'interno del quartetto. Scozzoli ha tirato fuori finalmente le unghie dopo due turni abbastanza tranquilli nella rana. Orsi si è sciolto dalla tensione della gara individuale proprio in staffetta e Di Tora ha aperto nel migliore dei modi. Per cui, insomma, niente da dire su quanto fatto se non Dicevi lodi. bravi Sono anche i nostri tecnici. stati molto bravi, sì, assolutamente sì, hanno capito, sapevano, insomma, che la staffetta avrebbe avuto le possibilità, però è difficile andare a dire a un atleta come Facchinelli, che è un atleta che, insomma, ha faticato per arrivare in nazionale, non è uno di quelli col dono divino del nuoto, no, Eccoli tu intanto non Luca. fai la gara individuale perché dobbiamo tentare il colpo, gli devi spiegare queste cose, devi spiegare con intelligenza, sicuramente questo è stato fatto e la soddisfazione adesso dei ragazzi, insomma, ripaga anche di qualche sacrificio individuale. Bravi da sinistra a destra Mirko Di Tora, Marco Orsi, Paolo Facchinelli e Fabio Scozzoli, e c'è stata tutta la squadra azzurra, il resto della squadra azzurra che si è alzato in piedi con tanto di bandiere. Ricordiamo sempre volentieri il 150° anniversario dell'Unità Nazionale, e un'altra volta stiamo per ascoltare l'inno di Mameli mentre Fabio Scozzoli, poi Facchinelli, Orsi e Di Tora completeranno quello che prevede il protocollo, cioè oltre alla medaglia d'oro, anche tutto ciò che ne consegue con mascotte e bouquet. È stata una bella emozione la staffetta, da sempre un brivido particolare. La staffetta veloce
E la staffetta mista ad un mondiale di corta sono divertentissime, e sì, qui abbiamo fatto bingo. Beh, senza dubbio anche la scelta dell'europeo di corta di proporre queste due staffette che non rientrano nel programma mondiale, una staffetta una scelta vincente, perché sono delle gare divertenti, se vogliamo anche un po' di tensione in meno rispetto alle prove classiche, permettono davvero delle gare di grande scoppiettamento di risultati. C'è il nostro inno. Questa emozione con l'oro dell'Italia nella staffetta mista che chiude la prima giornata di finale ai campionati europei di nuoto in vasca corta a Stettino. L'appuntamento è domani, sempre su Rai Sport 1, sempre alla stessa ora, diretta a partire dalle 17. Tommaso Mecarozzi, Luca Sacchi vi ringraziano per averci seguito e vi augurano un buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani.